Grande concerto sabato 28 a Città di Castello nella chiesa di San Domenico con l'emergente violinista norvegese Henning Kraggerud in duo col pianista Howard Gimsa hanno presentato un repertorio di brani di compositori norvegesi di diverse generazioni, da Grieg Svensson a Ole Bull, il cosiddetto Paganini del Nord, e Halvorsen, fino alla prima esecuzione italiana di una composizione dello stesso Kraggerud. Nato a Oslo nel 1973, Henning Kraggerud è il direttore artistico dell'Arctic Philharmonic Chamber Orchestra. Il suo modo di comporre, arrangiare e improvvisare richiama lo spirito di vecchi maestri come Joseph Suk e Eugene Isai. La sua importanza come solista e come direttore l'ha portato a ricevere frequenti inviti da parte di molte delle più prestigiose orchestre del mondo. Momenti importanti tra i più recenti sono stati il debutto con la Deutsche Kammerakademie Neues am Rhein, con l'Orchestra della Toscana, con la Royal Danish Opera Orchestra e la Kuopio Symphony Orchestra. Inoltre è apparso con la Camerata Salzburg e Janin Jansen alla Salzburg Mozart Woche. Howard Gimse è uno dei più illustri pianisti scandinavi e uno degli artisti più influenti dei paesi nordici. Ha ottenuto numerosi premi, tra i quali il Diapason d'Or e il Gramophones Editor Choice, mentre la sua recente registrazione delle opere di Schubert e Schumann, proprio con Henning Kraggerud, è stata candidata allo Spellman Prize. Il prossimo evento è in programma per mercoledì 1 settembre alle 21, sempre nella chiesa di San Domenico. Si chiama E quindi uscimmo a rivedere le stelle, con testi dall'Inferno di Dante Alighieri, in occasione del 700° anniversario della morte del poeta, a cura di Ivano Marescotti, con le musiche di Daniele Furlati, in prima esecuzione assoluta su commissione del Festival delle Nazioni.